Ciao a tutti e a tutte, mi vedete? No, era uno scherzo, eccomi qua. Tutto questo per farvi vedere cosa creeremo oggi. Effettivamente è molto grande, perciò farà un grandissimo effetto in qualsiasi angolo voi lo metterete. Oggi creeremo il nuovo gladiolo, preciso nuovo, perché quello che ho fatto un po' di tempo fa non ha sicuramente lo stesso effetto. Ve li faccio vedere bene, se ci riesco. Effettivamente ve lo garantisco, dal vivo sono ancora più belli e li realizzeremo insieme oggi perché ho deciso di rinnovare, e tanto lo sapete che io periodicamente prendo i miei video, quelli che ho fatto all'inizio della carriera, se così la vogliamo chiamare, per rifarla insieme a voi nel modo più corretto e più realistico possibile. Allora, iniziamo subito. Per creare il gladiolo ci servirà innanzitutto la crepla del colore che avete scelto per realizzare il vostro fiore. E il gladiolo è uno di quei fiori che in natura esiste un po' in tutti i colori, sia perché viene modellato, o meglio, modificato chimicamente, nel senso che mettono il colore nell'acqua per dar colore al fiore, sia perché la natura effettivamente è molto ampia, come sempre, ed è la natura dei fiori che, senza ombra di dubbio, non ha limite né nelle sue capacità né nella sua bellezza. E perciò, ribadiamo, della crepla io ve lo dico, esiste la 06, esiste la 08, esiste la 01, anzi 1, ma io quella che preferisco per questi tipi di fiori è senza ombra di dubbio la 2 mm, perché mi dà l'opportunità, una volta scaldata, di modellarla molto meglio. Poi ci servirà ovviamente della crepla verde per realizzare sia l'imbuto dei fiori, che è la parte sottostante del fiore stesso, che per realizzare la foglia. Ce ne sono tre per ogni gambo e il risultato è fantastico. Ci servirà poi, attenzione, ci serviranno due tipi di ferretti diversi. Uno perché ci servirà per realizzare il singolo fiore, in modo da poterlo muovere meglio, e uno invece per stabilizzare la postura del nostro gambo, perché essendo un gambo fiorito ha un peso decisamente diverso da quelli che siamo abituati a fare singolarmente. Perciò ce ne vorrà uno da 0,8, che è quello che normalmente uso per fare i gambi, e ce ne vorrà uno da 1,2, che come vedete è molto più grosso e più resistente. La differenza c'è e si vede. Ci servirà poi una pinza, che può essere la pinza comunque comune, quella di vostro marito per i lavori di casa, oppure un trancino di quelli classici che usiamo noi creative per fare ciò che vogliamo. Ci servirà, badate bene, una forchetta. Per quale ragione? Beh, dopo la capirete. Ci servirà poi assolutamente il nastro del fiorista, perché non ci può mancare per rivestire i nostri gambi. Il materiale effettivamente è un po' tanto, ma ne vale la pena, credetemi. E poi, fatto la somma, non è che costi molto, l'ho pagato un euro e vado avanti ad acquistare le cose da un euro. La forchetta ce l'avevo in casa, perciò non è un costo così grande, ma il fiore invece ne vale tanti. Vedete voi, ma me lo direte alla fine. Ci servirà la nostra piastra a caldo, che può essere anche il ferro da stiro, in base a quello che siete abituati ad usare, la colla a caldo. Ci serviranno poi i pennarelli, in verità uno solo, quello rosso, però l'importante è che siano indelebili e che durino, mi raccomando. Infine, se non mi sbaglio, siamo arrivati alla fine, no, ancora no, io vado ad utilizzare un altro di quegli accessori che vi ho detto costano un euro ed è un filo di nylon, praticamente è un sacchetto arricciato. Perciò, se magari avete anche dei sacchettini a casa colorati del colore del fiore che volete realizzare, potete fare con quello. Vi basterà fare
farlo girare su se stesso se riesco ad aprirlo, perché oggi fa i dispetti. Io dovrò aprirlo e ho anche le unghie pensate. Eccolo qua. Vado ad aprirlo e ad utilizzarlo in questo modo. Lo faccio scorrere piano piano, con delicatezza, se no si rompe, perché sempre di sacchetto di nylon stiamo parlando, vedete? Vado ad aprirlo in questo modo e avrò l'opportunità di utilizzarlo in due modi diversi, perché il risultato finale dovrà essere questo. Aspettate che lo prendo, lo prendo, lo prendo ed eccolo qua. Questo sarà il pistillo interno, che come vedete è suddiviso in un pistillo largo, che è quello che vi ho fatto vedere aprendo, e gli altri. Ci servirà un accendino per poter bruciare queste parti e infine, non da poco, ci servirà un colore bianco con il suo pennello, ma va bene anche uno stuzzicadente, perché dovremo fare solo pochissime linee. E sempre, scusate. E sempre per giocare un po', ho utilizzato questa volta per dare spessore al mio gambo una cosa adatta ai bambini. Un bastoncino da palloncino, che ovviamente questo non mi servirà, ma questo sicuramente sì, e capirete dopo il perché. Perciò a questo punto vi manca solo una cosa, il carta modello, che è composto in questo caso da due foglie. C'è, senza ombra di dubbio, i fiori e la foglia. Sono composti da due fogli, li vedete, e ci sono di forme diverse e ve li faccio vedere subito. Allora, troverete nel cartamodello innanzitutto la foglia, che è grande, e poi la ingrandiremo ancora di più una volta scaldata, modellandola. Avremo questo è il bocciolo, una parte che andrà intrecciata su se stessa in questo modo, ma prima la dovremo ovviamente modellare. La parte più stretta del nostro petalo, perché i petali, cioè un solo fiore, è composto da due petali. E questo è uno e questo è l'altro. C'è una leggerissima differenza, perché diciamo che uno è leggermente più sottile dell'altro. E c'è un perché, perché quello più sottile è la parte che sta sul davanti del fiore e quella invece leggermente più grossa è quella che sta nella parte posteriore del fiore. Perciò a questo punto io direi che potremmo anche iniziare a lavorare. Voi che dite? La prima cosa da fare è senza dubbio tagliare i modelli del cartamodello e iniziamo subito col modellare i nostri petali singolarmente. Ed eccolo qua il segreto per realizzare i petali in modo molto molto facile e soprattutto molto molto realistico. Incominceremo con i tre petali, quelli più sottili, ovvero quelli che andranno nella parte anteriore del nostro fiore, e faremo questo. Scalderemo bene, mi raccomando, e prenderemo la nostra forchetta. E cominceremo a fare questo lavoro, spingendo forte verso l'esterno. Andremo a spingere forte con tutta la nostra forza verso l'interno del nostro petalo per ottenere questo risultato. Faremo la stessa cosa anche nell'altra parte. Scaldato bene, andremo a premere con la nostra forchetta per realizzare gli stampi. Cercate di andare sempre nello stesso verso in modo che si incrocino in questo modo. Faremo lo stesso anche qui. Scaldatelo bene, molto 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 bene, perché dovrà essere facile modellarlo. Fatele leggermente obliqui verso l'alto, così da realizzare questo. A questo punto prenderemo i nostri colori e andremo a fare l'interno del nostro fiore.
prenderemo solo il rosso, in caso, nel caso mio, ovviamente voi utilizzerete il rosa e l'azzurro, in base al colore che avete scelto, e andrò a fare solamente i bordi del mio fiore, solamente i bordi del petalo, in questo modo. Fatto questo, ci servirà un unico segno in più, che sarà quello che partirà dal centro e andrà verso l'esterno. Dal centro verso la punta, dal centro verso la punta. E avremo ottenuto così questo tipo di petali. Ora, per finire, diciamo, la decorazione del nostro petalo, andremo ad usare il bianco. Come vi ripeto, andrà bene sia un pennello molto molto sottile, ma anche uno stuzzicadente, meglio se quelli lunghi. Andremo a fare semplicemente uno, due e tre. Non è necessario che sia perfetto, non deve essere estremamente pronunciato. Perciò prenderete il vostro colore e farete uno, due e 3. Come vedete, viene un po' dislocato nei segni che abbiamo fatto, ma va benissimo così. E faremo anche nel terzo petalo la stessa cosa. Bastano 3 strisce per avere questo risultato. Metteremo da parte questo e faremo il petalo più grande, che come vedete la differenza è che invece di avere la forchetta in tutto il petalo, ce l'ha solamente nei bordi. Perciò faremo questo. Andremo comunque a scaldare il petalo completo. Una volta scaldato, andremo a fare questo. Ta-da! Faremo lo stesso ovviamente in tutti i suoi petali. Lo faremo così, solo nel bordo. Premendo forte, mi raccomando, metteteci un po' di forza perché il lavoro è semplice. Basta farlo nel modo corretto. Una volta scaldato, andremo a fare anche l'ultimo petalo. A questo punto avremo questo risultato. Come vedete, questo ha la forchetta in tutti i petali, questo solamente all'esterno. Fatto questo, andremo a recuperare la pittura esattamente allo stesso modo del precedente petalo. Perciò faremo solo i bordi, che come vedete è un lavoro velocissimo. Ah, io sto usando il pennarello, ma voi potete usare anche la pittura. Potete anche sfumare utilizzando degli acquerelli. Potete sfumare con quello con cui siete abituati a lavorare. Non necessariamente dovete usare per forza il materiale che uso io. Io ho questo e ne approfitto. Solito, esattamente come prima. Una, due e tre. Ah, dimenticavo, scusate, anche in questo va la riga centrale. L'avevo proprio dimenticato, perciò dal centro verso l'esterno, dal centro verso la punta. Ed è facilissimo, dal centro verso la punta. Torneremo alla pittura e faremo ancora 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Il risultato sarà questo. Fate questo in ogni petalo, che non sia il bocciolo. Il bocciolo non ha bisogno di nessuna decorazione. Se poi la volete fare lo stesso, è
È una questione di gusto, altrimenti potete anche evitarlo. Voi dovete realizzare solo i tre petali uguali, quelli più sottili e quelli più grossi, ovvero il petalo centrale e quello posteriore. Perciò va benissimo. Non preoccupatevi, fate questo in tutti i petali e poi incominciamo a lavorarlo. Andiamo ora a lavorare l'imbuto, nel frattempo si asciugano i nostri petali perché sono stati decorati con la pittura, perciò nel frattempo che aspettiamo andiamo a modellare gli altri oggetti. Allora, noi avremo una foglia semplicissima, la dovremo far diventare così. Vedete le sfumature? Ci sono delle sfumature verdi, come le ho fatte? Con il pennarello verde, sia scuro che chiaro. Per quale ragione? Perché le strisce da fare sono diverse. Praticamente avremo la linea centrale. Ops, mi è caduto il pennarello. E la faremo semplicemente in questo modo. Fatto questo, ma guardate come sono. Mi tremano le mani, sono emozionata. Allora andremo a fare le righe. Come? Semplicemente così. Irregolari. Come avete visto, ho utilizzato un verde più scuro, ma ripeto, potete utilizzare anche la pittura, oppure potete direttamente dipingere la foglia nei metodi che vi ho insegnato in precedenza negli altri video, utilizzando la spugna, una parte di verde e una parte di nero. In questo modo darete la sfumatura che più preferite. Ovviamente più chiaro lo volete, più verde metterete e più scuro lo vorrete, più nero metterete. Ma se volete fare un po' prima con i pennarelli, il sistema è questo. A questo punto vado a modellare la mia foglia. Passo e la scaldo per benino, per tutta la sua lunghezza. Faccio in modo che si scaldi proprio bene, ma bene, 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 bene. Quando è scaldata, andrò semplicemente a piegarla in questo modo e a tirarla verso l'alto. Perciò piegata, potete fare così in base a come vi trovate meglio. Io appoggio il pollice all'interno e piego utilizzando l'altra mano. Mettendo l'unghia nel centro della mia foglia, tiro verso l'alto in questo modo, dando un effetto più reale alla mia foglia. Fatto questo, andremo a modellare l'imbuto. Come si fa a modellare l'imbuto? Questa vi ricordo è la parte che va al di sotto del fiore. E ve ne ho dato un solo modello perché poi andremo a tagliarlo in base alla misura che ci servirà. E questo lo potremo sapere solo una volta installato al di sotto del bocciolo. Andrò semplicemente a scaldarlo in questo modo e utilizzando il pollice messo all'interno farò questo lavoro, dando un effetto un po' più tridimensionale. E per il momento non mi serve più utilizzare la mia piastra a caldo. Ora andremo a preparare i ferretti e i boccioli. Allora andremo a tagliare per realizzare i fiori un ferretto da 12 cm circa. Poi dipende da come vi trovate meglio voi. Perciò io vi do una misura, ma voi la potete ovviamente variare. E ne taglieremo un altro, poco più corto, invece di 12-15 lo taglieremo proprio di 12. Per quale ragione? Perché utilizzando la pinza noi andremo a realizzare alla fine del nostro ferretto un anello come questo. Non è necessario che sia troppo piccolo per non far fatica a realizzarlo, perché ci servirà solo per appoggio del poggiolo. Allora io vado ad accendere già la mia pistola a caldo, perché nel frattempo vi faccio vedere come realizzare i pistilli. Questo abbiamo già fatto l'anello e lo mettiamo da parte, ci servirà per i boccioli. Questo invece che è dritto ci servirà per realizzare i fiori. Allora guardate bene, andremo a tagliare la lunghezza dei nostri pistilli utilizzando una semplice forbice. Taglieremo più o meno 4 cm per ogni piastra.
pistillo. I pistilli sono quattro in tutto. Ce ne sarà uno piccolo, piccolo, insomma, quelli che vengono bruciati ovviamente si accorciano. E poi ci sarà quello aperto. E vi faccio vedere prima come si fa quello aperto. Io vado ad aprire, come vi facevo vedere prima, il mio nylon. Ci vorrà un po' di pazienza in questo, forse direi è il lavoro più lungo. E vi faccio vedere questo. Quando sono pronti i pistilli, passeremo al modellamento dei nostri fiori. Aperto il pistillo, vedete, che diventa praticamente un sacchetto di nylon. Io vado a tagliare nella parte finale tanti tagliettini sottili sottili che mi permetteranno successivamente di aprire il pistillo stesso. Vedete? Fatto questo, io prenderò la mia pistola a caldo. Ok, ci siamo. E il mio ferretto a portata di mano. Metterò la colla su tutta la parte che non ho tagliato, diciamo. In questo modo perché andrò a incollarla direttamente sul ferretto. In questo modo, più su, più giù, decidete voi. Vado a girare nuovamente il nylon come se dovessi ricomporlo. Poi, utilizzando entrambe le mani, lo stringo per benino, avendo come risultato questo. Visto? Ora vado a fare gli altri pistilli, come li farò in un modo semplicissimo. Prenderò i quadratini da 4 cm e brucerò la parte centrale. Scusate, la parte finale. Poi brucerò e cambierà leggermente colore. Ne farò uno, ne farò due e ne farò tre. E questi saranno i tre pistilli esterni. Prenderò la colla a caldo, prenderò il mio pistillo in mano, metterò la colla di lato, farò una strisciolina e andrò ad attaccare il mio primo pistillo, raddrizzandolo, aspettando qualche secondo per non bruciarmi le dita, mi raccomando, andrò a posizionarlo e lo farò aderire completamente al pistillo maggiore. In questo modo riesco a farlo vedere. Faccio, mi sposto un po' di lato, essendo tre, vado a dividere i pistilli. Me ne metto un'altra bella striscia, prendo il secondo pistillo e lo attacco esattamente come ho fatto in precedenza, aspettando sempre, facendo attenzione a non bruciarmi le dita. Tolgo la colla che è in più, ovviamente, perché lo sapete, va pulito sempre un lavoro. E avremo a questo punto anche il secondo pistillo. Ora lo girerò per la terza volta e nel buco rimasto andrò ad attaccare il terzo pistillo. Perciò metterò un'altra striscia di colla. Prenderò il mio pistillo e lo vado ad aggiungere. Il risultato sarà questo. Allora, ricordatevi che ovviamente in base a quanti fiori aperti farete, che sono questi, dovrete realizzare la stessa quantità di pistilli, ma di pistilli completi. Perciò ogni fiore andrà uno di questi. Più saranno i fiori e più ovviamente saranno i pistilli che dovrete utilizzare. Ed eccoci qua, ora che pistilli e ferretti sono a posto, possiamo anche iniziare a comporre i nostri fiori, ma prima di comporli dobbiamo andare ancora una piccola piega ai nostri fiori. Nel frattempo si sono asciugati i colori, perciò andremo ora a fare questo. Attenzione, di lato e vado leggermente a tirare, premendo e tirando in questo modo. Vado nell'altro senso, scaldo,
Scaldate solamente i bordi in modo che rimangano le strisce fatte in precedenza. Faremo questo. Questo vale sia per i petali grandi che per i petali piccoli. Non c'è differenza. Perciò scalderemo i nostri petali e daremo l'apertura. Stessa piega sia nell'uno che nell'altro. Premo e tiro, facendo attenzione a non strappare la crepla. Mi raccomando. Vedete, io sto utilizzando le due mani, sto pizzicando in questo modo ogni singolo petalo. Quando ho fatto tutti e tre i petali, vado a piegarlo come? Puntandomi nel centro con la piastra, mettendo al suo interno il mio pollice e tirando verso il basso. Aspettando ovviamente qualche secondo per avere questo risultato. Questo è il petalo interno, ora andremo a fare il petalo esterno. Come? Allo stesso modo, scalderò il petalo. Una volta caldo, andrò a pizzicare ancora una volta, tirando verso la punta, mi raccomando. Perciò scaldo, sempre tirando verso la punta, andrò a pizzicare il mio petalo. Questo l'avevo già fatto. E adesso vado a fare questo. Come vedete, vado sempre a pizzicare e a tirare verso la punta i miei bordi. Questo darà modo di dare movimento, come vedete, al fiore. A questo punto andrò nel centro, esattamente come ho fatto prima. Metterò il pollice al suo interno e spingerò verso l'alto, facendo attenzione di rimanere nel centro con il mio pollice. Fatto questo, avrò realizzato anche questo che sarà la parte esterna di questo fiore. E già comincia a vedersi. Ora farò lo stesso con gli altri. Questo è il petalo centrale. Scaldo i bordi, pizzico e tiro. Pizzico e tiro. Pizzico e tiro, facendo attenzione a non strappare il petalo. Pizzico e tiro, pizzico e tiro. Faccio lo stesso con tutti i petali. Il consiglio che vi do è di scaldarlo quanto basta, non troppo, altrimenti diventa troppo delicato. Fate questo in tutti i petali, perciò più petali avrete e più dovrete modellarli, ovviamente sempre allo stesso modo. Fatto questo per dare movimento ai petali esterni, prenderò di nuovo la piastra a caldo e darò l'effetto piega in questo modo, sempre mettendo il pollice al centro del fiore e automaticamente prenderà la piega. Stessa cosa farò con questo, perciò pizzicherò e tirerò verso la punta. Poi vedrete che man mano che andate avanti il lavoro diventa più facile e più veloce. Quello che magari prima facevate mettendoci un minuto e mezzo, adesso lo fate in pochi secondi, come potete vedere. Vi basterà dare movimento alla vostra foglia o petalo che sia. E avete, vedete? È veloce il lavoro. Fatto la piega all'esterno, vado a fare la piega interna. Metto il pollice nel centro e piego verso la mano, tirando leggermente senza ovviamente tagliare il materiale. E anche in questo caso il fiore è quasi pronto. Ora andremo a modellare il nostro bocciolo. Questo è un va modellato semplicemente così. Vado a dare movimento, aspettate che l'ho scaldato poco, vado a scaldarlo un po' di più. Ok, vado a dare il movimento all'esterno del mio fiore. Fatto questo, lo piego verso l'alto. Vado a piegare anche gli altri petali allo stesso modo, o meglio, allargo e pizzico nei lati.
e poi metto il pollice al centro e piego verso l'alto. In questo modo faccio la stessa cosa anche con l'ultimo petalo. Faccio allargare leggermente e poi piego verso l'interno. Non ha una grande importanza perché la piega gliela daremo adesso. Ora è semplice, il lavoro più difficile è già fatto. Faremo questo. Prenderemo il nostro ferretto al quale abbiamo fatto l'anello. Lo inseriremo nel centro del nostro bocciolo, perciò quello che ha i tre petali diversi. E faremo questo. Metteremo la colla nel lato più piccolo. Faremo questo e andremo a pizzicare il petalo direttamente sul gancetto realizzato in questo modo. Partirò da quello più piccolo. Poi vado a fare la stessa cosa con il petalo medio. Vado a spingerlo direttamente. Date il tempo di asciugatura, io tempo ne ho poco, ma voi no. Ecco qua. E andrò a pizzicare allo stesso modo anche l'altro petalo. E indovinate un po', con il terzo farò lo stesso. Perciò metterò la colla nei bordi del mio petalo, vedete, dal centro verso il bordo. Non farò fuoriuscire la colla e andrò a premerlo direttamente in questo modo, pizzicandolo fino a quando ovviamente si sarà chiuso completamente e ovviamente si sarà asciugato. A questo punto vado a prendere uno degli imbuti che abbiamo realizzato in precedenza, che è qua. Andrò a prendere il mio imbuto, vedete, metterò la colla nel centro dell'imbuto, attenzione, proprio nel centro. E andrò ad attaccarlo nel lato più alto del mio petalo. Fatto questo, metterò la colla intorno e un lato lo farò completamente, mentre l'altro no, lascerò la parte finale libera. Perché? Perché andrò questo a chiudere completamente sul suo fiore, mentre questo lo utilizzerò tirandolo fino a dove arriva. Questa parte, come vi dicevo, è in più. Allora aspetterò che si incolli bene perché non ci siano spazi aperti. Dopodiché andrò a tagliare l'esubero. Così, semplicemente, facendo una riga dritta e poi arrotondando la parte finale. Così, con calma. Ed eccolo qua. Fatto questo, metterò la colla nella parte finale, giusto un filino, e andrò a premerlo per farlo chiudere. E questo è l'imbuto del nostro fiore, che poi andremo a rivestire con il nostro nastro del fiorista. Per il momento lo mettiamo da parte e andiamo a realizzare i fiori. Guardate con che semplicità. Prendo i miei pistilli. Li infilo nel centro del fiore partendo da quello che ha le righe complete fino al centro. Inserisco i miei pistilli nel centro. Quando ho inserito il mio pistillo, metto la colla, lo premo bene all'interno e chiudo i suoi petali da sotto. Perciò un pochino, non premete troppo. Fatelo asciugare, una volta che la colla avrà aderito, passerete al secondo petalo. Inserirete il primo fiore con il ferretto esattamente nel centro del secondo. Modellerete, nel senso che andrete a posizionare i petali in modo che vadano a chiudere i buchi, perciò devono intrecciarsi con gli altri petali. Metterò la colla nel buco sottostante, in questo modo. E una volta fatto, andrò a premere nel centro, dando la posizione corretta al mio fiore. Terrò una mano sotto il fiore e una mano sopra i pistilli. In questo modo si stabilizzerà il fiore.
E il risultato? Guardate che meraviglia. Vado a prendere l'altro e faccio la stessa cosa. Prendo il mio ferretto con i pistilli. Lo inserisco all'interno. Metto la colla nel centro. Premo il pistillo verso il fiore e il fiore verso il pistillo, ovviamente utilizzando entrambe le mani. Poi, quando è posizionato, vado leggermente a pinzare la parte posteriore del fiore. Leggermente, perché non deve accavallarsi un petalo all'altro, devono essere accostati, stretti quanto basta, ma devono essere liberi nei movimenti. Stessa cosa, prendo il petalo già fatto e lo inserisco nel centro del mio fiore. Faccio combaciare i petali nel centro, ovvero dove ci sono i buchi del petalo precedente. Devono incrociarsi. Ok, messa la colla, posiziono bene i petali in modo che si intreccino, vedete? E esattamente come prima, con i pistilli spingo verso il centro e con le mani dal lato posteriore spingo verso l'alto. In questo modo il fiore aderirà nella sua posizione corretta. Ed ecco il risultato. A questo punto prenderemo gli imbuti e andremo ad attaccarli nella parte posteriore, esattamente come abbiamo fatto con i boccioli. Perciò metteremo la colla nel centro per farlo aderire. Metteremo la colla nel centro dell'imbuto. Ecco qui, inseriremo il fiore e lo faremo aderire in un punto, in modo che non si stacchi. Una volta fatto questo, andremo a chiudere le altre parti, mettendo la colla nella parte anteriore dell'imbuto e anche nell'altro lato. E ovviamente andremo a chiudere tirando un po' il nostro imbuto e facendolo chiudere completamente aderente al nostro fiore. In questo modo. Aspettiamo che aderisca per benino e una volta aderito lo metteremo da parte e faremo la stessa identica cosa con l'altro fiore. Perciò metteremo la colla nel primo lato, in modo che aderisca perfettamente al fiore e non si sposti quando stiamo lavorando, perciò lo attaccheremo al fiore e lo faremo aderire. A questo punto metteremo esattamente come prima nei bordi del nostro imbuto la colla per farlo aderire completamente. Metteremo il bordo 1 e 2. Ora andremo a chiudere il nostro imbuto e a far aderire completamente al fiore l'imbuto stesso. In questo modo. Allora, adesso andiamo a quantità. Dovremo utilizzare, o meglio, realizzare 1, 2, 3 boccioli. Qui manca ancora l'imbuto e ora ce lo mettiamo. Ecco qua, dovremo realizzare 3 boccioli completi e 1, 2, 3 fiori completi per poter realizzare un ramo. Poi è una questione di gusti, potete mettere più fiori, potete mettere più boccioli, potete allungare il ramo, potete accorciare il ramo, insomma, come al solito io vi do l'idea, ma l'opera la creerete comunque sempre voi. Ora che abbiamo realizzato tutti quelli che ci servono, andiamo a coprire il ferretto, perché non è affatto bello da vedersi. Strapperemo un pezzo di guta aperta e come al solito gireremo il più vicino possibile all'imbuto. Gireremo e cercheremo di farlo aderire. Io con le mani ci litigo, già lo sapete, vado a premere. E poi comincio a scendere.
tirando il mio ferretto e tirando il nastro e girando il mio ferretto. Poi, se vedete che si sposta, riportatelo su prima di terminare il giro, mi raccomando, perché non dovrà assolutamente vedersi il ferretto, anche se i fiori sono attaccati al ramo. Fatto questo, passerò a fare lo stesso lavoro in tutti i fiori. Non è necessario arrivare fino alla fine, ma può rimanere fuori un po' di pezzi di ferretto, perché comunque sia, lo nasconderemo successivamente. Vado a fare la stessa cosa, passando fiore per fiore, bocciolo per bocciolo. Vedete? Semplice. Prendete il ferretto, girate il ferretto, tirate il nastro e il risultato sarà questo. E mettete da parte. Ripeto, i ferretti potete farli più lunghi o più corti in base alle vostre abitudini. Aspettate che devo sempre fare lo stesso senso, se no mi ubriaco anch'io. Allora, faccio il giro, blocco il mio nastro e comincio a scendere girando il fiore e tirando il nastro. Se vedo che scende, lo riporto su e lo faccio incastrare per bene al di sotto del fiore dove deve essere. Ecco qui. Ta-da! Eccolo qua. Fate lo stesso con tutti, compresi i boccioli. Fatto tutti i fiori e i rametti rivestiti, ora possiamo iniziare a comporre il nostro ramo. Partiremo da un ferretto, se ne avete uno un po' più lungo, utilizzatelo. Vanno bene anche tutti la stessa misura, ma utilizziamo tutte le varianti possibili. Prenderò il primo bocciolo e lo metterò nella parte alta. Prenderò un secondo e lo farò scendere un po'. E lo attaccherò con il nastro del fiorista. Fatto il secondo, andrò ad attaccare anche il terzo, aderente un po' più giù, giusto per dare volume al nostro ramo. Ed eccolo qua. Fatto questo, ovviamente non basterà questo rametto per fare tutto il fiore, perciò faremo un altro lavoro più strano. Prenderemo a questo punto il nostro bastoncino per palloncini e il ferretto più grosso. E faremo questo. Prenderemo la misura direttamente dal nostro bastone. Fate attenzione, vado a raddrizzare il ferretto, che naturalmente non si raddrizzerà subito, perché è uno spessore un po' più grosso. Vado ad inserirlo all'interno del mio bastoncino e premo fino a farlo uscire, lasciando 5 centimetri in più. Anzi, facciamo 10 perché poi lo piegheremo. Faremo 10 centimetri in più nella parte esterna e almeno il ramo fino all'ultimo fiore attaccato. Perciò la misura sarà 10 centimetri in più del bastone e 5 centimetri in più dall'altra. A questo punto prenderemo la nostra pinza e taglieremo la misura scelta. Faremo semplicemente questo. Ora, questo lo metteremo successivamente e faremo questo lavoro. Andremo ad unire il ferretto del nostro gambo insieme al ferretto che abbiamo appena tolto. In questo modo utilizzeremo ancora una volta il nastro fiorista e stringeremo bene perché diventi un unico pezzo. Perciò sceglieremo bene il punto dove fissarlo e andremo avanti e indietro fino a quando non sarà stabilizzato il nostro ramo. Vedete? Fatto questo, io vado a sigillare il tutto utilizzando il nastro del fiorista. Il sistema è sempre lo stesso. Tengo fermo il fiore, nel senso che non si sposti avanti e indietro, e scendo con il mio nastro, del fiorista facendo girare il ferretto, stabilizzando il tutto e rendendolo un unico blocco.
Se non mi basta un pezzetto, ne aggiungo un altro po'. Devo essere sicura che le cose siano stabili. Non deve muoversi e non si deve spostare. Perciò fisserò benissimo utilizzando tutto il nastro necessario. Fatto questo, e adesso ve lo faccio vedere, avremo realizzato un ramo piuttosto grosso, ma ancora non basta a sostenere i nostri tre fiori. E qui entra in gioco il bastoncino del palloncino, lo inseriremo all'interno e guardate un po', magicamente lui si inserirà all'interno fino a diventare un unico ramo con i fiori fatti in precedenza. A questo punto andremo veramente a renderlo un ramo, unendolo in modo definitivo con i nostri fiori, in questo modo, semplicemente rivestendolo come se fosse il continuo del nostro ramo. Perciò fatelo tutto. E poi vi faccio vedere come piegare la parte inferiore. Abbiamo reso il nostro ramo, come vedete, più grosso e ovviamente più resistente. Faremo un'altra cosa, ora andremo a prendere con le dita semplicemente a piegare la parte finale del nostro ferretto e lo inseriremo all'interno del bastoncino per due ragioni. Primo, perché impedirà al bastoncino di staccarsi dal nostro ramo e andrò a stabilizzarlo. Secondo, perché in questo modo non vi farete male quando andrete a piantarlo dove preferite voi. Prenderò a questo punto un altro po' di nastro, lo bloccherò e rivestirò portando il tutto nuovamente al tronco iniziale, allo stelo iniziale o ramo, a seconda di come volete chiamarlo voi. In questo modo ve lo faccio vedere. Il risultato già ora è bellissimo, perché effettivamente sembra abbia lo spessore dello stelo del nostro fiore originale. Ed eccolo qua. Questo, che sia ben chiaro, lo potete utilizzare il bastoncino, questo dei palloncini, per realizzare qualsiasi ramo lungo, come quello di una rosa, come quello di un tulipano o di un giglio insomma. Qualsiasi fiore abbia un ramo lungo, potete utilizzare questo sistema. Guardate che effetto ed è bellissimo. Abbiamo speso, e ve lo faccio vedere che non dico bugie, 1 euro e abbiamo realizzato un trucchetto che avrà la consistenza di uno vero. Visto? Ora andiamo anche a comporlo questo rametto, continuando con il lavoro. Visto che i boccioli già li abbiamo attaccati, andremo ad attaccare ora i nostri fiori. Prenderemo il primo fiore, piegheremo lo stelo, faremo questo lavoro e lo abbasseremo un po'. Dovremo calcolare più o meno, una volta alzato, dovrà essere a fianco i fiori, ai boccioli e non al di sopra. Perciò scusate, ho visto un difettino che non mi piace affatto. Lo correggo un attimino e poi andiamo avanti. Ecco qua, appoggio il fiore, come vi dicevo, leggermente al di sotto, perché una volta alzato dovrà accostarsi al bocciolo. Perciò prendiamo il nastro, posizioniamo un po' più giù e cominciamo a fissare il fiore. Come faremo? Attenzione. Allora, io andrò prima a girare intorno al ramo, ovviamente per bloccarlo. In questo modo, ok? Poi vi faccio vedere un altro particolare per rendere ancora più reale il vostro fiore. Attenzione, prenderò un pezzettino più piccolo e vi mostro cosa intendo. In questo punto vedete, è separato. Noi andremo adesso a, diciamo, riprodurre il ramo, ovvero
usciremo dal ramo e saliremo sopra dall'altra parte, girandoci verso il basso, girando intorno ai nostri due rami, rendendoli una sola cosa, come se in effettiva diventassero effettivamente una sporgenza del nostro ramo. Vedete che sto girando intorno da un lato e dall'altro per dare un effetto più realistico, come se effettivamente il fiore uscisse dal ramo. Ora faccio la stessa cosa, ovviamente, con gli altri fiori. Prendo il mio ramo, piego il ramo, lo raddrizzerò poi, lo vado a mettere più giù del fiore stesso per lo stesso ragionamento di prima. Perciò prendo il mio ramo, lo blocco leggermente più giù, questo è troppo su, scendo e vado a bloccarlo allo stesso modo. Perciò prima rivesto il ramo e poi torno indietro e intreccio in continuazione nel punto in cui si incrociano per dare l'effetto uscita del ramo. Vedete, io vado prima a girare il tronco in questo modo, lo tronco stelo è la stessa cosa. In verità il tronco è più grosso, ma facciamo finta che nessuno ci ha pensato. Vado ad abbassare leggermente il mio fiore e comincio a questo punto ad intrecciare i due rami, in modo che diventino tutt'uno. Vedete, adesso io salgo al di sopra e mi intreccio con l'altra parte, poi vado giù e formo una specie di X con il passaggio. Vedete? In questo modo sembrerà che il tronco abbia proprio fatto nascere un fiore, rendendolo più reale. Adesso aspettate che sto litigando con il nastro carta. Faccio così, non so se vi capita, a me spesso e volentieri. Allora, a questo punto, nella parte finale del mio nastro, io aggiungo una goccia di colla. In questo modo lo fisso perché mi sta facendo veramente diventare matta. Allora, vedete, quando vi capitano queste cose, non lo so, la mia mano non incolla, lo sapete. Vado a utilizzare la colla stessa, aspetto qualche secondo e vado a bloccare il tutto direttamente sulla base del ramo. Così prendo l'altra parte e la blocco, perché altrimenti succede che quando pensi di aver finito il lavoro ti si stacca tutto e noi questo non lo vogliamo. Perciò vado a fissarlo con una goccia di colla. Anche questo che non vuole affatto attaccarsi, faccio la stessa cosa. Metto la colla, giro e blocco, così diventa stabile. Imparate a farlo anche voi, così non vi prende in giro. A me capita spesso. Proprio. Come lo vedete da sole, che non riesco a farlo incollare. Probabilmente la qualità del nastro, che non è buona, perché la colla funziona poco. Fatto questo, a me manca solo un fiore che andrò ovviamente a prendere e attaccherò nel punto in cui lo preferisco. Vado a girare il ramo, lo posiziono, abbasso l'altro fiore e vado più giù. Ed eccolo qua. Faccio lo stesso lavoro piegando il ramo, prendendo il nastro del fiorista. Speriamo che il vostro sia di qualità migliore, perché il mio mi sta facendo dannare proprio oggi. Eppure ne ho fatti di questi fiori, ma quando non vuole attaccarsi, non vuole attaccarsi. Eppure tiro, eppure giro. Ok, vado ad intrecciarmi subito, così lo blocco, se no ho capito anche che non mi vuole bloccare i fiori. Mannaggia, devo cambiare fornitore. Ecco qui. Ed eccoci, siamo quasi. Vado a rifornire anche l'ultima parte del mio ramo.
e per farvi vedere il risultato vado a posizionare i fiori. Ed eccoli qua. Adesso l'unica cosa che ci manca sono ovviamente le foglie che adesso andremo ad attaccare. A questo punto, come vi dicevo, andremo ad attaccare le foglie che sono tre. Una, due e tre. Partiremo dalla prima che attaccheremo prima misurando. Deve andare più o meno verso un 5 cm più giù dell'ultimo bocciolo. Metterò la colla sulla mia foglia. Metterò sopra il ramo e andrò ovviamente a pizzicare in questo modo. Dai, ancora poco, abbiamo finito. Poi, una volta attaccato bene, prenderò la seconda e la metterò di lato, il che significa che la farò unire lateralmente all'altra foglia. Metterò la colla. Appoggerò, come vedete, è leggermente più bassa perché la devo far unire in questo modo. E fatto questo, ci mancherà l'ultima foglia che ovviamente andrà dal lato opposto. Perciò la prima centrale, la seconda di lato a sinistra e adesso faremo di lato a destra. Faremo la stessa cosa, metteremo la colla, se non mi scappa via. In questo modo poggeremo la foglia e andremo ancora una volta a pizzicare. In questo modo avremo dato un effetto vivo ai nostri gladioli. Fatto questo, prenderemo ancora una volta, ma per l'ultima, il nostro nastro del fiorista per poter sigillare il tutto. Parto da sopra l'ultima, la prima foglia applicata, non l'ultima, e comincio ad incollare stringendo forte forte il mio nastro del fiorista, rendendo così il lavoro, un lavoro finito e davvero 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 molto 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 bello. Oggi sono ripetitiva. Ecco qui, arrivato qua, giro. Assicurandomi ovviamente che sia stabile, perciò come al solito avanti, indietro, come preferite voi, purché la struttura diventi solida e un lavoro di qualità. Ecco qui, ci siamo quasi. Gira, 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 gira. Mi gireranno anche le mani fra poco, ma ce la farò. Eccolo qua. E ti pareva? Niente, non incolla con le mie mani, non incolla. E pensare che questi nastri dovrebbero agire con il calore delle mani. Le cose sono due. O che la qualità è scarsa o che le mie mani sono congelate. Perché non aderisce. Eccolo qua. Riportiamolo nella sua posizione originale. Per farvi vedere quello che è questo gladiolo. Vi piace? A me tantissimo, credo sia uno dei fiori più belli che ho fatto. Ed eccoli qua, tutti insieme, scherzetto di nuovo! Li vedete? Guardateli, sono una meraviglia. E solamente quattro rami, quattro stele, quattro fiori, come volete chiamarli voi. Eccoli qua, sono fantastici, sono bellissimi, io li adoro. E sia che vogliate fare un regalo, sia che vogliate portarli alla vostra mamma, sia che vogliate tenerli a casa vostra, faranno un effetto fantastico, ve lo garantisco. Questa volta sì, e più vado avanti e più sono fiera dei fiori che vi propongo.
Perché? Perché anche voi avrete primavera in casa tutto l'anno. Eccoli qua, i miei gradioli. E da domani saranno anche i vostri. Perciò, se vi è piaciuto il video e vi è piaciuta l'idea, lasciatemi tantissimi like, ma lasciatemeli questi like, che li aspetto. Tantissimi commenti, tanto lo sapete che rispondo. E infine, continuate ad iscrivervi, sempre più numerosi, e condividete i miei video per farmi diventare un grande canale. Ciao!